Erano esperti di montagna i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Si tratta di Roberto Iannelli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona. La parete nord del Monte Camicia, una tra le più difficili d'Italia, ha assistito alla loro fine. I due corpi, infatti, privi di vita, sono stati trovati alla base della parete del Monte Camicia. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme sulla scomparsa dei due è stata data dai familiari che non li hanno visti ritornare a casa. Questo farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sia avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che i due si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è infatti considerata tra le più difficili d'Italia, poiché, proprio per l'esposizione, rende instabile la roccia. Iannelli, in particolare, oltre ad essere un esperto rocciatore, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e, in solitaria, aveva anche aperto diverse nuove vie. E proprio mentre stava aprendo una nuova via di arrampicata sul paretone del Gran Sasso nella zona della Farfalla, nel 2010 il sessantenne ebbe un incidente che gli provocò la frattura di entrambi i polsi e contusione alla testa. Roberto Iannelli, oltre al Gran Sasso, conosceva bene anche altre vette internazionali. Sei sono state le sue spedizioni, infatti, tra l'Himalaya e la Cordillera Blanca. Il giorno più bello, il giorno più brutto. Tutto a distanza di poche ore prima l'annuncio dell'uscita della Regione Abruzzo dal commissariamento dopo 9 anni da parte dell'assessore alla sanità Paolucci e poco dopo la sconfitta della maggioranza che alle votazioni sulla riorganizzazione della sanità va sotto di un voto. Oggi le reazioni sono molteplici. Chi dice che Luciano D'Alfonso abbia perso il sostegno dei suoi, chi giustifica gli assenti nell'ordine, il governatore stesso, il consigliere D'Alessandro e i due rappresentanti di Abruzzo Civico, Olivieri e Gerosolimo, e chi chiede direttamente le dimissioni. Direi il re è nudo a questo punto. La maggioranza deve fare un passo indietro e si deve dimettere, perché ieri su uno dei provvedimenti più importanti, se non il più importante della storia della Regione Abruzzo, sono andati sotto. L'opposizione ha vinto, l'opposizione ha avuto i numeri per approvare un provvedimento che impegna la Giunta, il Presidente della Regione Abruzzo, nonché commissario ad acta, a sospendere il decreto per il riordino della sanità in Abruzzo. Vuol dire che D'Alfonso non ha più una maggioranza sulla sanità in Consiglio regionale su questo documento di riorganizzazione della rete ospedaliera. È normale che anche consiglieri di maggioranza, quando vengono chiusi o declassati ospedali, chiusi o declassati pronto soccorso di comunità che però pagano le stesse tasse degli altri, reagiscano. Non bisogna fare nulla, bisogna ritirare questo decreto, sedersi e farlo in maniera più condivisa, non dittatoriale, perché fin quando c'è, in Abruzzo c'è ancora una democrazia. Sia l'andamento che l'epilogo del Consiglio regionale di ieri credo che abbia risentito massimamente di alcune assenze importanti. Per essere precisi, non mi sto riferendo al Presidente D'Alfonso né al Consigliere D'Alessandro, che erano ampiamente giustificati e per tempo avevano preannunciato questa loro assenza dal Consiglio, uno per motivi istituzionali importantissimi per la nostra regione e l'altro per motivi familiari. Mi sto riferendo invece all'assenza dei membri del gruppo di Abruzzo Civico, ovvero di Andrea Gerosolimo e Mario Olivieri. A queste assenze si è unita poi una diversa valutazione che il consigliere Maurizio De Nicola, del Centro Democratico, che ha ritenuto votare il documento del centrodestra. Alla luce di quello che è successo ieri, SEL ha votato il sì per la riorganizzazione oppure ha fatto parte di quel numero che si è opposto alla maggioranza? No, SEL, come ripeto, da sempre fatto, apertamente, ovvero in campo aperto senza sottesfugi, seriamente, da persone serie tali qual siamo, abbiamo votato insieme alla maggioranza, perché facciamo parte di questa maggioranza. Noi andiamo alla fame, sai che vuol dire la fame? Noi non prendiamo né stipendio, né liquidazione e né niente. A casa c'erano altre 3 persone che non lavorano, voglio dire che gli diciamo, quelle altre pure dovete tutelare noi, cioè voi e pure quelli che stanno sotto di voi che dirigono la regione, perché la regione si porta avanti, perché a noi altri ci mettono l'addizionale regionale, questo e quell'altro, senza dirci niente, fanno. Quindi pure noi manteniamo a voi.
Ore decisive per l'incredibile vicenda del cementificio Sacci di Cagnano a Miterno, comune a pochi chilometri dall'Aquila, dove sono a rischio 200 posti di lavoro, compreso l'indotto, perché ancora non viene rinnovata la concessione di utilizzo e allargamento della cava che fornisce materia prima allo stabilimento. La concessione scade lunedì 25 luglio e senza la proroga sfumerebbe l'acquisto da parte del colosso Cementir, ultima spiaggia per un'impresa sull'orlo del fallimento. Dopo la manifestazione di ieri fuori Palazzo dell'Emiciclo e un incontro in piazza con il vicepresidente della regione Gianni Lolli e poi in tarda serata con il presidente Luciano D'Alfonso, si attende per questa sera una decisiva riunione di giunta a Pescara che potrebbe dare il via libera al rinnovo della concessione. L'ostacolo da superare sono i dubbi espressi dai dirigenti regionali, in quanto argomentano il rinnovo della concessione potrebbe essere, in base alla famigerata direttiva europea Bolkestein, illegittima perché sarebbe necessario un bando di gara. Un eccesso di scrupolo ha rassicurato però ieri Lolli parlando con i lavoratori, visto che l'Italia non ha ancora legiferato sull'applicazione della Bolkestein e alcune regioni, non solo in Italia ma anche in altri paesi europei, hanno prorogato la concessione mineraria senza gara. Noi naturalmente la delibera è scritta, è pronta, se si deve fare qualche aggiustamento, se si deve fare qualche miglioramento, se si deve fare qualche piccola variazione, siamo pronti a farla, non c'è nessun problema, purché noi entro mercoledì, poi sulle date, non vi state a preoccupare perché noi facciamo la giunta, l'avevamo già fatta, la potremmo fare pure domenica la giunta, è una cosa di queste, non è il problema, la giunta si fa a qualunque momento e si firma. Loro hanno bisogno di avere un documento in mano entro il 28. I lavoratori si chiedono però com'è possibile che a pochi giorni dalla scadenza della concessione ancora permangano dubbi, tenuto conto che la domanda di rinnovo della concessione è stata presentata dalla Sacci nel 2011 e ha già tutte le autorizzazioni ambientali e urbanistiche. Lo sport di montagna è protagonista a livello internazionale, questa è la scommessa più volte evocata per il rilancio turistico del Gran Sasso e che comincia a diventare realtà. Un esempio è Gran Sasso Sky Race che si svolgerà dal 29 al 31 luglio, organizzato dall'associazione SDS Specialisti dello Sport, il cui programma è stato illustrato a Palazzo Fibbioni all'Aquila. Il 29 luglio, con partenza a Forte Cerreto e arrivo a Campo Imperatore, lungo il sentiero dei Tre Valloni, si svolgerà la gara a chilometro verticale con un dislivello di ben 1000 metri, aperto a tutti i corridori che non temono le salite anche più estreme e le piste scoscese e dissestate. Il 30 luglio, nella sede del Parco Nazionale, si terrà il convegno La Montagna e le sue risorse. Infine l'appuntamento forse più atteso, il 31 luglio, ovvero il Campionato Mondiale Giovani, dove corridori d'alta quota provenienti da tutta Europa si cimenteranno nelle due specialità di chilometro verticale e Sky Race, disciplina che presuppone un dislivello del percorso di almeno 1140 metri. Gli atleti abbiamo avuto il piacere di 9 stati, fra cui la Spagna, Andorra, il Portogallo, il Sudafrica, la Svizzera, la Repubblica Ceca, Giappone, Australia e ovviamente l'Italia. Per 60 atleti dai 16 ai 23 anni che sulle varie categorie dai under 18, under 20, under 23 che faranno le loro manifestazioni, nella manifestazione le loro prestazioni e verranno premiati come ho detto il sabato pomeriggio e domenica pomeriggio. Valore aggiunto alla manifestazione la sinergia con l'Università dell'Aquila sul fronte della medicina dello sport. Noi siamo stati contattati da un istituto ortopedico di eccellenza in Italia, che è l'Istituto Ortopedico Galeazzi, diretto dal professor Banfi, noi come diciamo, laboratorio di biopatologia dell'osso abbiamo una collaborazione con questo istituto, siamo interessati a studiare la fisiologia dell'osso soprattutto in condizioni di esercizio fisico, quindi di attività di carico meccanico intenso, qual è diciamo, la situazione in cui si troveranno gli atleti che parteciperanno a questa gara piuttosto diciamo stressante dal punto di vista fisico.